Rassegna stampa di oggi, 20 aprile 2018. Cari amici, questa è la prima edizione di oggi e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSET Saius e Pianeta Oggi TV. Governo Di Maio dice disponibili a parlare di programmi, ma ci sono dei limiti. Al tavolo solo con Salvini, resta aperto un invito a formare il governo con due forze politiche, ma non ci si può chiedere di ricominciare da capo con i tavoli. Così ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio con la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, incaricata di formare il nuovo governo. Con molta onestà vi dico andremo avanti, ma senza pensare a colpi di scena. A Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio al governo senza essere alla Presidenza del Consiglio. Insomma, immaginatevi se il Movimento 5 Stelle potrebbe essere disponibile a ciò. Roma, la giunta della sindaca Raggi verso il rimpatrio assistito per i Rom non italiani. L'obiettivo è quello di chiudere i villaggi della Solidarietà, della Barbuta, la Monachina e Camping River. Non è ancora chiara se ci sarà un incremento del budget di 3,8 milioni fino al 2020, impegnato nell'operazione dello scorso anno. Mondo di Mezzo, Bubbico e Campana a rischio processo per falsa testimonianza. Nicola Zingaretti verso l'archiviazione. La Procura di Roma chiuse le indagini sollecitate dai giudici sulle disposizioni rese durante il processo di primo grado a Buzzi e Carminati. L'ex vice ministro, secondo i PM, mentì in aula in almeno tre occasioni. La deputata del PD, che disse 39 volte non ricordo, ha negato reiteratamente numerose circostanze. Verrà chiesta l'archiviazione oltre che per il presidente della Regione Lazio, anche per Daniele Leodori. Roma lancia un cane dal settimo piano e aggredisce gli agenti che confortano il figlio in lacrime. Basta pagliacciate, dice. 44enne romano, dopo la colluttazione con i poliziotti, è stato denunciato per maltrattamenti su animali e resistenza a pubblico ufficiale. È stato immobilizzato a fatica anche dopo l'uso dello spray al peperoncino. Tempio Pausania, 17enne, può cambiare sesso. Il giudice dice diventerà donna. È il terzo caso in Italia. Sono felicissima, che altro posso dire? È una notizia bellissima, l'ho detto all'ANSA. La giovane che è stata accompagnata per tutto il percorso di transizione dai genitori. Il tribunale gallurese gli ha riconosciuto il diritto all'autodeterminazione. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.